Dai ragazzi, siamo carichi. Domani inizia ufficialmente l'Europeo con la prima partita che si gioca a Roma tra Turchia e Italia. Sono ansioso di vedere quello che farà l'Italia, sono molto fiducioso per domani. Il mio pronostico per domani. Aspetta, l'ho scritto da qualche parte, esatto. Il mio pronostico per domani è Turchia-Italia 0-2 per l'Italia. Allora, io spero che l'Italia vinca questa partita perché vincere una partita con due gol di scarto significherebbe mettere già in mano la qualificazione. Difficilmente, se vinci con due gol di scarto, non ti qualifichi anche come miglior terzo, intendo. Però questo girone sono fiducioso, lo passiamo da primi, vincendo la prima partita per 2-0, pareggiando la seconda partita per 0-0, qualificandoci quindi, e vincendo la terza partita per 2-0. Finiamo primi a 7 punti, secondo me, nel girone. Sono ansiosissimo. Domani, finalmente inizierà questo europeo con. Probabilmente ho sentito che no, Spinazzola, Pellegrini si è infortunato. Al suo posto entra Castrovilli, molto felice per Castrovilli, molto triste per Pellegrini. È già il secondo infortunio. Per fortuna sono avvenuti prima dell'Europeo, perché sennò non potevamo nemmeno modificarli. Si è infortunato anche Sensi, ricordiamo, è stato messo al suo posto Pessina. Molto felice per Pessina, ma sono più triste in questo caso perché volevo che Sensi partisse per l'Europeo. Dai ragazzi, forza azzurri, sono molto fiduciosi. Secondo me arriviamo almeno ai quarti. E non deve essere un fallimento i quarti finali perché stiamo troppo sopravvalutando questa squadra. Certo, uscire ai gironi sarebbe una catastrofe, anche qualificarsi come terza sarebbe una catastrofe nei gironi. Al secondo posto, Ni. Agli ottavi di finale, diciamo, poi dipenderà chi becchi, non sarebbe un po', non sarebbe disastroso, ma diciamo sarebbe un po' fallimentare. Secondo me i quarti è l'obiettivo di quest'Italia. Poi si vedrà se si potrà andare più avanti, dipende sempre da chi becchi e tutto. Io sono molto fiducioso, sono sicuro che almeno ai quarti questa squadra ci vedrà. E io mi sono esposto. Io mi sono esposto. Mi sono esposto fino in fondo e non ho messo il risultato però di quella partita. E non ho messo il risultato però di quella partita che penso avete già capito tutti dove l'ho messa quest'Italia, sperando che poi finisca in vittoria. Forza azzurri, sempre. Voi siete carichi, io sì.